Oggi vi voglio raccontare una storia irripetibile, una storia che nel calcio moderno non potrebbe più accadere, una storia che è diventata leggenda, la storia dei Leoni di Lisbona, la mitica squadra del Celtic Glasgow che nel 1967 fu la prima formazione britannica a vincere la Coppa dei Campioni, schierando solo giocatori nati in un raggio di 50 km da Glasgow, giocatori che erano attaccati al club, un club che aveva attraversato momenti difficili prima di arrivare a quel successo. È una storia molto nota, ma il racconto che voglio farvi è molto dettagliato e credo che scoprirete delle cose che non sapevate. E quindi andiamo a raccontare la storia dei Leoni di Lisbona. La partita con l'Inter del 1967 è un momento irripetibile nella storia del Celtic, ma il Celtic, lo sappiamo, insieme ai Rangers, domina il calcio scozzese e in Scozia ha sempre avuto dei risultati importanti. Non è però sempre stato dominante come lo è nell'epoca moderna. Per parecchio tempo Celtic e Rangers sono state squadre importantissime che vincevano molto, ma non necessariamente sempre. Le altre squadre scozzesi si facevano rispettare, sicuramente molto più di oggi. E il Celtic aveva attraversato un momento di difficoltà. Fra il 54 e il 65, il Celtic ha attraversato un decennio in cui non ha vinto praticamente nulla, solo un paio di coppe di lega, è arrivato perfino a metà classifica nel campionato scozzese. Ha attraversato difficoltà notevoli, quasi impensabili per il Celtic moderno a cui siamo abituati negli ultimi anni. Un uomo ha cambiato le sorti del club. Quell'uomo si chiamava John Stein. Tra l'altro credo che nella versione scozzese la pronuncia sia qualcosa di più simile a Steen, ma questo aspetto io lo lascio a qualcuno fra di voi che sia talmente abile da dare suggerimenti. Io lo pronuncerò all'inglese John Stein, detto Jock. Chi era? Beh, innanzitutto era stato un giocatore di un certo livello, aveva giocato proprio nel Celtic, di cui era stato capitano ed aveva vinto l'ultimo titolo nel 54. Poi aveva dovuto smettere per un infortunio. Il Celtic, come detto, stava vivendo annate difficili, ma lui era stato assunto per allenare le giovanili e nelle giovanili ci faceva valere. Aveva tirato su dei giocatori, alcuni dei quali li ritroveremo nel Celtic poi trionfante del 67, e sembrava un bravo allenatore e tutti pensavano che sarebbe diventato l'allenatore della prima squadra. Ma il presidente dell'epoca, Bob Kelly, aveva delle idee diverse. All'epoca, per parecchio tempo, è stata diffusa l'idea che Bob Kelly non avesse voluto Stein come allenatore della prima squadra perché voleva fargli fare esperienza. Ma lo stesso Stein, prima di morire, tra l'altro, qui apro una parentesi, morirà da allenatore della Scozia in panchina durante una partita decisiva della Scozia. Una vera e propria morte sul campo. Tra l'altro, lui è stato il maestro di un certo Alex Ferguson. Questo dovrebbe aiutare a capire l'importanza di Jock Stein nella storia del calcio. Ebbene, lo stesso Stein ha raccontato che quando lui voleva diventare allenatore della prima squadra, Kelly lo ha allontanato con la motivazione che era protestante. Il Celtic ammetteva giocatori protestanti, ma sapete che aveva una radice fortemente cattolica. E pare che questo elemento della vita di Stein, anche se era molto legato al club, avesse spinto Kelly a non considerarlo per la panchina. Non lo voleva. Per questo motivo andò a allenare il Dunfermline e riuscì a vincere la Coppa di Scozia, un trofeo importante. Poi andò a allenare l'Hibernian e si mise in mostra, otteneva risultati importanti. Nel frattempo il Celtic continuava ad andare di sconfitta in sconfitta. L'allenatore Jimmy McGrory, una gloria storica del club, ma che era considerato un allenatore un po' retrò e soprattutto che dava molto ascolto anche sul piano tecnico a quello che voleva Bob Kelly. Insomma, era un classico presidente che voleva fare la formazione. Alla fine, nel 1965, sotto pressione anche dei consiglieri del club, si decide e richiama il nostro John Jock Stein. Stein prende in mano il club, che non vince da tantissimo tempo, e immediatamente fa la rivoluzione. E qui apro la parentesi per spiegarvi qual era il suo modo di intendere il calcio. Per prima cosa, McGrory era famoso per essere un allenatore che andava al campo sempre ben vestito e non indossava la tuta, perché il suo concetto era di avere una figura che gestiva gli allenamenti, mentre lui faceva più il gestore di uomini, parlava con i giocatori, usava la sua influenza come grandissimo giocatore, a questo momento una stella del Celtic. Invece, Stein è un uomo di campo, sempre in tuta, e
E rivoluzionò gli allenamenti. Fino al suo arrivo, il Celtic durante la settimana vedeva poco il pallone. Facevano delle gran corse, dei giri di campo, e il pallone poco perché si pensava: meno lo vedono durante la settimana, più saranno affamati di pallone al giorno della partita. Invece no, Jock ha idee completamente diverse. Il pallone lo voglio tutti i giorni. Cambia la gestione mentale della squadra. Lui era un affamato, era uno che aveva una fortissima mentalità da vincente per il semplice motivo che arrivava dal nulla. Non aveva ancora vinto quasi nulla, come allenatore ha vinto una Coppa di Scozia, quindi aveva un grande bisogno di vincere. E instilla subito una mentalità feroce nella testa dei suoi giocatori, molti dei quali aveva cresciuto nelle giovanili dove ha vinto molto e quindi tendevano ad ascoltarlo. Anche perché lui era nuovo, venuto su dalla provincia scozzese, dal Lanarkshire e dallo stesso ambiente da cui verranno molti dei giocatori di quel Celtic, cioè un ambiente umile. Quasi tutta la squadra e l'allenatore erano figli di minatori, figli di operai, gente che nella vita aveva fatto fatica e che quindi aveva una voglia di dimostrare che era fuori scala. Quindi una fame ferocissima, che sarà uno degli elementi di quel Celtic e che li porterà a ottenere grandi risultati. Ma non finisce qui. Una delle prime cose che fa come allenatore, manager Stein è ingaggiare un attaccante, perché mancava un attaccante col gol facile, prende McBride, che si rivelerà un ottimo acquisto, quindi un attaccante che segna, fondamentale. E poi ridisegnerà anche la squadra sul piano tattico e sostanzialmente lui arriverà a disegnare un modulo similare a quello mostrato da Alf Ramsey nel 66 ai mondiali. Tra l'altro Stein era uno che aveva studiato perché negli anni, anche quando faceva l'allenatore delle giovanili, era stato mandato a osservare i mondiali, era andato in Svizzera nel 54, aveva visto giocare la Grande Guria, quindi aveva studiato e alla fine, come Ramsey, arriva a comporre una specie di 4-2-4. In questo modo di giocare, e qui faccio un salto in avanti, vi do già il modo di giocare del Celtic, che sa quello che poi ritroviamo nel 67, anche perché già nel 65 quando arriva più o meno la squadra è fatta. In porta Ronnie Simpson, portiere che all'inizio non aveva tutta questa fiducia da parte di Jock, portiere anziano, aveva 35-36 anni, esperto. Poi due terzini, Jim Craig era un dentista, tant'è vero che quando il Celtic va nel 66 in tournée negli Stati Uniti, in generale in America, perché mi sembra che abbia giocato anche in Canada, salta la tournée perché aveva gli esami da dentista e lui faceva questo lavoro. Cioè, per questo, per farvi capire cos'era quel Celtic, c'era gente che almeno inizialmente portava avanti un altro lavoro. Guadagnavano in media 40 sterline a settimana, stipendio medio dei giocatori del Celtic che vinse la Coppa Campioni. Dall'altra parte, Tommy Jamel, terzino d'attacco. Questi due erano terzini, ma vanno concepiti come terzini di spinta, dovevano attaccare sempre. A turno però, uno va su, l'altro rimane giù. Questa era l'idea. Ci sarà un'importante eccezione nella finale. I due centrali erano John Clark e soprattutto Billy McNeil. Billy McNeil era una figura chiave, il giocatore forse più amato di quella squadra. Considerato un gentleman per i suoi modi, ma in campo sapeva essere duro quando necessario. Era un centro mediano vecchio stile, quindi difensore che imposta anche. In questo modo di giocare diventava il difensore centrale, ma sapeva impostare, con una grande lettura del gioco, forte mentalmente, il leader della squadra, un giocatore veramente importante. Poi c'erano i due mediani, che erano due ali che Jock, nella sua capacità di vedere il gioco, seppe ridisegnare come mediani. Erano Bertie Auld e Murdoch. I due erano giocatori capaci sia di leggere il gioco che di rubare palla, quindi sapevano fare le due fasi. Poi c'erano gli attaccanti, i giocatori più esterni erano Lennox, che era un giocatore che sapeva segnare tanti gol e fare tanti assist, e poi il giocatore forse più forte della squadra, forse il giocatore più forte della storia del Celtic, Jimmy Johnston, The Flying Flea, come lo ribattezzeranno i francesi, un giocatore che sapeva dribblare, segnava, faceva segnare gli altri, aveva un tiro forte, ma questo inventava calcio e sapeva dribblare tutto quello che incrociava lungo il suo percorso, un giocatore straordinario. E poi c'erano le punte. E qui abbiamo tre giocatori: McBride, che è il giocatore che è stato acquistato appena Stein è arrivato al Celtic, che era il classico giocatore che vedeva la porta, sapeva segnare sia dall'area che da fuori area, un bel attaccante, punta, una punta classica. E poi Chalmers, che era uno di quei giocatori che sanno fare gol alla Paolo Rossi, cioè un'azione sporca e tac, Chalmers c'è. E poi Wallace, altro giocatore che arriverà portato da Stein, che era un giocatore capace di vedere la porta e che aveva un bel tiro anche lui dalla distanza. Senti, era una squadra di tiratori, se li lasciava liberi di tirare anche dai 20 metri erano loro.
Quindi Celtic cambia completamente modo di allenarsi, mentalità, modo di giocare. E questo quasi subito, e infatti inizia subito a cambiare anche nei risultati. In poco tempo arriva a vincere di nuovo il titolo, a vincere coppe e trofei nazionali. Si comporta bene anche in Europa, nella stagione 65-66 arriva avanti fino alle semifinali della competizione europea, che però non era la Coppa dei Campioni, perché il Celtic non si era qualificato l'anno precedente, non aveva vinto il campionato, ma era la Coppa delle Fiere. E vado anche a controllare gli appunti perché non voglio sbagliare, in semifinale esce contro il Liverpool, dopo aver vinto 1-0 in casa, perde 2-0 in trasferta, ma con rammarico di un gol annullato all'Anox che sembrava assolutamente buono, quindi polemiche, però un buon percorso che li ha portati fino alla semifinale. E, no, la Coppa delle Coppe, non la Coppa delle Fiere, era questo che volevo verificare, Coppa delle Coppe, non Coppa delle Fiere, dalla memoria ci si può sbagliare. Coppa delle Coppe, incontrano il Liverpool, c'è questo gol di Lennox annullato a pochi minuti dalla fine che resterà un grande rammarico, ma se la giocano e già fa capire questa cosa che comunque il Celtic è in grado di competere ad alti livelli. E c'era stata la questione della trasferta con la Dinamo Kiev, che servirà per cambiare anche un modo di ragionare della società. Jim Craig è stato espulso in occasione della partita con la Dinamo Kiev. Secondo le regole del club avrebbe dovuto scusarsi col presidente. Queste erano le regole. Jim Craig dice: ma scusate, ma io ho fatto il mio dovere, sono stato espulso per le dinamiche di gioco, ma perché devo chiedere scusa? E Desmond White, uno dei consiglieri del club, prende le sue parti, perché Craig viene escluso secondo il regolamento per non essersi scusato la partita successiva. E Desmond White contesta questa scelta perché dice: noi non dobbiamo danneggiare la squadra, averlo tenuto fuori ci ha portato ad avere un danno nella partita successiva. E vince. Il potere di Bob Kelly si riduce. Bob Kelly è stato un presidente importante per i Celtic, però il problema era che la sua gestione era fatta con criteri vecchi, bisognava un po' svecchiare, e Desmond White, vincendo questo scontro, porta uno svecchiamento delle scelte su come gestire la squadra. E arriviamo alla stagione 1966-1967, il Celtic domina sempre la scena in Scozia, ma c'è la Coppa dei Campioni ed è il trofeo che Stein ha intenzione di vincere, perché lui aveva in mente sin dall'inizio di vincerlo, perché lui pensava che solo imponendosi a livello europeo tu potevi veramente scrivere la storia. Per prima cosa porta la squadra in questa tournée americana, dove non perde neanche una partita, tournée però americana, ma giocando amichevoli contro squadre come Tottenham, Bologna, e ottiene risultati positivi e fa gli esperimenti tattici che portano alla composizione della squadra che vi ho descritto prima. Old e Murdoch vengono fissati come centrocampisti, erano due giocatori nati per altri ruoli in quella tournée. Quella dove non va Craig perché aveva gli esami da dentista. Ebbene, in occasione di quella tournée viene anche annunciato dal presidente Kelly che se avessero vinto la Coppa Campioni sarebbero tornati in America perché si sono divertiti. Bisognerà mantenere la promessa. In amichevole il Celtic batte 4-1 il Manchester United, di George Best, d'accordo che era un amichevole, ma è indicativo che quella squadra aveva qualcosa. E inizia la stagione europea. La prima avversaria è lo Zurigo allenato da Kubala, un personaggio assolutamente di primo piano nella storia del calcio. Kubala fa pretattica, prima della gara di andata dice: ah, contro il Celtic non c'è speranza, vincono loro sicuro. In realtà lui non si sentiva affatto battuto. La partita è una partita difensiva, quella dello Zurigo, che comunque sa di essere inferiore al Celtic, e davanti ai 47.000 spettatori presenti a Glasgow, il Celtic attacca a lungo ma fatica un pochino a passare e ci vuole un gran tiro dalla distanza di Gemmell per ottenere vantaggio. Gemmell diventerà famoso per i suoi gol dalla distanza e saranno ripetitivi. Gemmell è stata una figura chiave nella vittoria del trofeo da parte del Celtic. Dopo il gol di Gemmell arriva anche il gol di McBride, che dialoga al limite e poi fa partire un sinistro terrificante ed è 2-0. Kubala, prima della partita di ritorno, dice: possiamo farcela a qualificarci. Ma come? Non avevi nessuna speranza prima dell'andata, poi prima del ritorno invece dopo un 2-0 puoi fartela. Quindi era evidentemente pretattica. Ma anche al ritorno c'è poco da fare, perché c'è il solito Gemmell che segna un altro dei suoi gol che diventeranno un marchio di fabbrica dalla distanza, poi Chambers raddoppia, a quel punto la partita è già segnata e ancora Gemmell su rigore fa 3-0. In questa partita il Celtic porta 500 tifosi in trasferta. Negli ottavi di finale il Celtic pesca il Nantes. Il Nantes era una squadra francese di buon livello, anche se non da ambire al titolo europeo.
La partita di andata presenta delle difficoltà. Innanzitutto, quelli del Nantes sono un po' furbetti e negano il campo di allenamento con una scusa al Celtic e li fanno allenare su un campo secondario dove trovano il Nantes a allenarsi prima di loro. E quando loro finiscono, tocca al Celtic, quelli del Nantes si mettono sugli spalti a guardare, volevano studiare la formazione. All'epoca la pretattica era un argomento molto importante. Anche perché le squadre avversarie non si conoscevano molto, quindi era importante studiare prima dell'allenamento, non c'erano le immagini come oggi. Il Celtic fa anche a sua volta pentattica e poi in campo però si ritrova subito in difficoltà perché un'incomprensione difensiva tra Gemmell e McNeil permette a Magny di portare avanti il Nantes. Il Celtic però dimostra carattere, sotto 1-0 poteva andare in difficoltà e invece reagisce. E di fronte a questa squadra francese che comunque era agguerrita riesce a segnare 3 gol. Segna McBride con una incursione in area delle sue, segna Lennox e segna Chalmers. E al di là dei gol, giocano veramente una gran partita. Tanto è vero che i giornali francesi hanno grandissimi elogi. Qui nasce l'espressione The Flying Flea per definire Jimmy Johnson, che li ha fatti impazzire con le sue finte. Nasce anche l'espressione Marlon Brando per McBride, perché assomigliamo un po' a Marlon Brando. E ci sono grandi elogi per Ronnie Simpson e anche per Jock Stein, perché il Celtic gioca bene. Al ritorno in casa. È la partita di Johnston. Johnston segna subito un gran gol con un bel tiro potente e poi fa ammattire di nuovo i francesi e apparecchia per i gol di Chalmers e Lennox. Finisce 3-1, tutto facile. E Celtic era ai quarti di finale. A questo punto è importante sottolineare che prima di questa partita con Nantes si era fatto male McBride e quindi era stato acquistato dagli Hearts Wallace, che era un attaccante che agli Hearts non si stava trovando bene e sarà protagonista nella cavalcata del Celtic. Stein ha azzeccato gli acquisti. Nei quarti di finale il Celtic pesca un'avversaria che ha un allenatore che all'epoca era giovanissimo, ma che è un mito per me e credo un mito per voi, Vujadin Boskov. Vojvodina ha Boskov come allenatore, come detto, e quando il Celtic arriva a Novi Sad è un'avventura. La città appare un pochino indietro su certe cose, molte strade non sono ancora asfaltate, ma quando arrivano allo stadio trovano uno stadio moderno, con un impianto di illuminazione che i giocatori del Celtic definiscono il più bello mai incontrato fino ad allora. Quando si allenano, i ragazzi del Celtic si ritrovano 5.000 tifosi jugoslavi sugli spalti e Vujadin Boskov che viene a studiarli. Come al solito, gara di pretattica. Il Vojvodina è molto temuto, è una squadra forte fisicamente e forte tecnicamente. Il Celtic ha un po' timore dell'avversario, ma non è una squadra che ha paura, ha rispetto dell'avversario. Però in campo poi bisogna andarci e la partita non è semplice sicuramente. Poi Celtic durante la partita tiene abbastanza bene, ma poi un passaggio di Gemmell all'indietro per Craig e Stanic si inserisce e va a fare gol 1-0. Passaggio sbagliato, ovviamente, quindi un'incomprensione difensiva punisce il Celtic che esce sconfitto da Novi Sad. Boskov prima della partita aveva annunciato però che avrebbero vinto con 2 gol di scarto, quindi questa cosa qua dell'1-0 non lo soddisfa pienamente, anche perché lui sapeva che c'era da giocare il ritorno in casa del Celtic. E come dirà Boskov dopo la partita di ritorno, il pubblico del Celtic era un fattore. Io vi invito ad andare a cercare su YouTube, trovate gli highlights di quelle partite e si sentono gli effetti in sottofondo. Tra l'altro sono andato a controllare sui miei appunti perché la memoria può ingannare, non Gemmell Craig ma Gemmell Clark, quindi l'incompressione tra Gemmell e Clark, avevo avuto un dubbio, quindi incompressione tra Gemmell e Clark, si inserisce Stanic e fa gol. Ritorno, Boskov lo dirà, vi preciso che i video li faccio a braccio perché mi piace, mi preparo prima, studio e poi mi piace farli spontaneamente, se ho qualche dubbio piuttosto come vedete verifico sul momento. Al ritorno, Boskov dirà che il pubblico del Celtic davvero dà qualcosa in più ai suoi giocatori, perché effettivamente è impressionante il tifo che c'era per quel Celtic, perché era un club che veniva da anni senza grandi vittorie, poi ha avuto questo momento di esplosione con l'arrivo di Stein e perciò è veramente c'era voglia, voglia, voglia di arrivare. E poi le squadre britanniche fino ad allora non avevano mai vinto la Coppa dei Campioni, era stato il dominio delle squadre italiane, delle squadre portoghesi, spagnole, quindi per le squadre britanniche era un buco nero riuscire a vincere l'Europa. Pensate, per la squadra scozzese anticipare gli inglesi. C'è quindi da giocare il ritorno. E il Celtic deve affrontare un Vojvodina che, a differenza dell'andata, ovviamente è determinato a non lasciare passare il Celtic, a giocare una partita un po' più difensiva, un po' più di attenzione. Una partita in cui si mira soprattutto a non far passare l'avversario. Tra l'altro, curiosità per la partita di andata, Stein a Novi Sad aveva dato ordine ai suoi giocatori di non alzarsi prima di mezzogiorno per averli belli riposati prima della partita.
ritorno nel primo tempo è molto difficile, perché Vojvodina si difende bene e non si riesce in alcun modo a passare, ma è un Celtic che nel primo tempo fatica, nel secondo tempo getta il cuore oltre l'ostacolo e diventa un assedio. Al 58esimo scende il solito Gemmel, cross, Pantelic, che era il punto di forza del Vojvodina, un grande portiere, sbaglia l'uscita, la palla rimane lì, e per Chalmers, l'abbiamo detto prima, è il giocatore che segnava i gol sporchi, è un gioco da ragazzi metterla dentro. Quindi 1-0 per il Celtic. A questo punto il Celtic attacca tutto per segnare il secondo, ma gli slavi reggono. Se non che all'89esimo minuto Angolo lo va a battere Gallagher, una riserva, e McNeil di testa, proprio lui, il capitano, il simbolo storico, un giocatore che a Glasgow adorano, la mette dentro di testa. 2-0 e il Celtic esulta. L'arbitro fischia la fine subito dopo il gol. Quindi proprio beffardo anche questo destino per il Vojvodina. E il Celtic in semifinale. Stein vorrebbe incontrare, se fosse possibile, la vincente di CSKA Sofia Linfield, ma invece il sorteggio assegna quella squadra all'Inter, che faticherà parecchio contro il CSKA Sofia, dovendo andare allo spareggio. Il Celtic pesca il Dukla Praha. Non è un avversario facile. Ha in squadra Mazo Pust, un pallone d'oro, un giocatore fortissimo. La Cecoslovacchia ha giocato la finale mondiale del 62, Dukla Praha all'epoca era una squadra forte. A Glasgow ci sono 75.000 spettatori, c'è un clima impressionante, vi ripeto, andate a sentire su YouTube il vociare dei tifosi. E la partita è complicata, perché nel primo quarto d'ora il Celtic ha paralizzato la paura e i ciechi potrebbero segnare più volte, hanno diverse occasioni con Mazo Pust, che è scatenato nel creare occasioni per i compagni, portando a modo per Strunk, che era l'attaccante. E quindi non è una partita facile, è una partita tutt'altro che semplice da risolvere per il Celtic, perché il Dukla Praha si dimostra assolutamente competitivo, ma a partire dal quarto d'ora, da un gol annullato a Chalmers, il Celtic comincia finalmente a macinare, si toglie un pochino di paura di dosso e arriva al gol con un tocco di Johnston su una palla in area, in equilibrio non facilissimo, grande coordinazione, tocco sotto e palla dentro. Celtic 1, Dukla Praha 0. Il Dukla però è una squadra tosta e riesce a prevenire il pareggio con Strunk, sempre con Mazo Pust a ispirarlo. Mazo Pust, ragazzi, è uno che ha vinto il pallone d'oro, quando il pallone d'oro poi contava, era uno veramente forte. 1-1. E Celtic sente aria di beffa, e qui non passiamo il turno se non riusciamo a vincere in casa, poi andare a giocare là sarà dura. Ma a questo punto si scatena Wallace, l'attaccante prelevato dagli Hurts, e Wallace segna due gol. Il primo lo segna con un tocco sotto in aria da opportunista su assist del solito Gemmel. Gemmel, ragazzi, ricompare in tutti i gol. Gemmel era un terzino, ma è stato determinante. Il terzo gol su una punizione, la palla passa a Wallace che scarica un bolide da fuori area e siamo 3-1, un gran bel gol. Il Celtic vince 3-1 e passa ipoteca il passaggio alla finale. Al ritorno a Praga si gioca davanti a 20.000 spettatori, uno stadio pieno di soldati, perché il governo manda un sacco di soldati a tifare Dukla. È una partita in cui il Dukla attacca sempre e Celtic per una volta rinuncia al suo gioco spumeggiante offensivo, perché è una squadra molto aggressiva, e sta sotto sulla difensiva, decide di fare un bel catenaccione, anche andando contro quelle che sono le sue propensioni. Il Dukla è un po' lento, quindi fatica a scardinare questo catenaccio, ha le sue occasioni ma neanche troppe, e Celtic porta a casa lo 0-0. Il Celtic è in finale. A questo punto siamo alla sfida decisiva e l'avversario sarà l'Inter. L'Inter è la squadra che dominava il calcio europeo in quegli anni, ha vinto la Coppa Campione nel 64 e nel 65, nel 66 era uscita in semifinale con Real Madrid e nel 67 di nuovo in finale. La squadra di Leño Herrera è una grande squadra. Si gioca al Nacional de Jamor in Portogallo, anche qui sulla pronuncia potrebbe essere Jamor forse, se qualcuno la sa più lunga è benvenuto nei commenti. È uno stadio storico del calcio portoghese, bellissimo perché dà su un parco, c'è un lato aperto che dà su un parco, col pallone che si esce finisce nel parco. È uno stadio grande e il Celtic, che era partito nella prima partita in trasferta con 500 tifosi a seguito, ne porta 20.000. È un vero e proprio esodo, arrivano con tutti i mezzi, c'è gente che fa il viaggio nei modi più impressionanti, gente che ipoteca i beni che ha pur di esserci, perché è un'occasione storica. Il Celtic arriva e scopre che i tifosi portoghesi tendenzialmente sono abbastanza simpatizzanti per il Celtic, perché è una squadra comunque considerata piccola rispetto all'Inter, ha meno mezzi economici, l'Inter è una squadra con giocatori importantissimi. Il Celtic, ve l'ho detto, prendeva 40 sterline a settimana di media, non era un club ricco. Quindi c'è un clima favorevole sugli spalti, ma i pronostici sono per l'Inter, che è una squadra eccezionale.
tra l'altro sono due squadre con un modo di giocare completamente diverso. Senti, tutto per l'attacco, l'Inter per il catenaccio, che però se ci pensate all'Inter può andare bene giocare contro una squadra che attacca, perché ti metti dietro, fai il contropiede, che è il modo di giocare di Herrera. Prima dell'inizio della partita c'è subito un episodio significativo. Ah, una cosa importante: non c'è McBride per infortunio. Questo ha la sua importanza, è l'attaccante forse più forte, ma se non Wallace e Chalmers, come era già successo in semifinale, a guidare il Celtic. È perché in teoria avrebbe dovuto essere la coppia d'attacco McBride-Wallace, titolare perfetta. In diverse partite gioca Chalmers, che poi sarà decisivo anche in finale, e gioca solo perché McBride si è fatto male. Il calcio è strano e ti dà delle occasioni quando meno te lo aspetti. Prima dell'inizio della partita c'è subito una contestazione tra Herrera e Stein per la panchina, perché la panchina è data per sorteggio alla squadra, la panchina di casa è stata data per sorteggio a Celtic, ma Herrera, che era l'aspetto maestro delle provocazioni psicologiche, voleva prenderla lui. Solo che Stein, che era un uomo grande e grosso e che andava abbastanza per le spicce quando necessario, arriva e insieme al suo assistente, che era grande e grosso, fanno sloggiare Herrera anche in modo abbastanza brusco. Però questa cosa nei racconti dei giocatori ha caricato i giocatori del Celtic, avevano un po' di timore verso l'Inter perché era questo squadrone incredibile, e vedere Herrera trattato in quel modo gli ha dato un po' di mano, diciamo. La finale a questo punto può iniziare ed è subito una partita molto bella. Ci sono subito un'occasione per parte, una per Mazzola e una per Johnston. È palese che i ritmi di gioco sono elevati, la partita è bella, c'è entusiasmo, il pubblico sugli spalti tifa, è un bel clima. La finale si gioca in un clima divertente. Il primo episodio veramente importante arriva dopo 6 minuti di gioco ed è un episodio che cambia già la partita. L'Inter aveva Cappellini, che era un giocatore sgusciante, che scappa letteralmente al suo marcatore. Tra l'altro vi faccio una precisazione, ovviamente a Glasgow all'orario della partita per 2 ore non c'era nessuno in giro, perché tutti erano chiusi per vedere la partita, non c'era nessuno che non volesse vedere la partita, tutti i tifosi del Celtic erano davanti ai televisori. Vi dicevo, Cappellini è un giocatore sgusciante e scappa a Craig, e Craig lo colpisce. Secondo Craig non era rigore, l'arbitro dà rigore, tante polemiche sono andate avanti per parecchio tempo, però alla fine ha vinto il Celtic, quindi non vale neanche la pena fermarsi troppo su questo episodio. E quindi calcio di rigore, lo batte Alessandro Mazzola con la consueta serenità, gol. Quindi Inter 1, Celtic 0. Ora, se ci pensate, giocare contro l'Inter, che era una squadra fortissima e che amava giocare catenaccio di partenza, ragazzi, catenaccio di contropiede è perfetto, 1-0 subito è la partita dell'Inter. In teoria avrebbe potuto essere l'occasione veramente per l'Inter per far solo la partita. Come scriverà Gianni Brera, però quell'Inter era arrivata un po' spremuta, aveva dovuto lottare su tanti obiettivi, perderà quel campionato, lo sapete, in modo anomalo con una papera di Sarti, che era un signor portiere, nella finale lo dimostra, con la famosa papera col Mantova. Quindi l'Inter arriva a fine campionato molto stanca, perché ha dovuto combattere su più fronti, e in questa partita verrà fuori, perché Sarti è più fresco, e l'Inter invece mano a mano che ai minuti passano è sempre più stanca e fatica a reggere sul piano fisico la contesa. Quindi Sarti che inizia ad attaccare. L'Inter si difende bene, era maestra nella difesa. Sarti gioca una gran partita e Celtic non riesce a segnare, e quindi un pochino di ansia cresce nel Celtic, ma a un certo punto arriva il momento di uno dei grandi protagonisti di questa vicenda, cioè Gemmell. L'abbiamo detto tante volte, Tommy Gemmell è stato protagonista fino in fondo. Arriva una palla al limite dell'area e ancora una volta lui scarica un tiro potente e la palla va in rete. Il Celtic pareggia. A questo punto però il Celtic ha la partita in pugno, diciamo, sente il sangue, sente che l'Inter è stanca, sente che può metterlo alle corde e attacca ancora, e l'Inter fatica, è alle corde, si aggrappa con tutta la sua forza e l'esperienza, però molti del Celtic ritengono che se fosse riuscito ad arrivare ai supplementari poi avrebbe potuto tirare fuori il colpo gobbo, quindi era pericoloso per il Celtic non chiudere la partita. Ma a pochi minuti dalla fine, ancora una volta Gemmell trova il modo di servire Murdoch, tiro da fuori area, quest'arma del Celtic, la palla probabilmente non sarebbe entrata, ma Chalmers, il giocatore dei gol sporchi, il Paolo Rossi di quel Celtic, devia il pallone davanti al portiere. Gol. Celtic 2, Inter 1. Il Celtic ha in mano la vittoria. Gli ultimi minuti sono ovviamente nervosi, ma il Celtic riesce a vincere.
quello che succede a fischio finale è inimmaginabile. I tifosi del Celtic sono incontenibili, non hanno rabbia violenta addosso, questo è ben chiaro, ma invadono il campo, non ce la fanno a stare sugli spalti. Questo toglierà ai giocatori del Celtic un po' di soddisfazione, perché non potranno fare la solita cerimonia di ritiro della coppa e giro di campo. Non sarà possibile, era già un problema riuscire a districarsi nella folla. Succede di tutto, veramente, sono tutti talmente eccitati. Ci sono dei racconti di tifosi che erano talmente eccitati dopo la vittoria che sono tornati in aereo, salvo accorgersi a Glasgow, che erano andati in macchina a Lisbona, avevano lasciato la macchina là, perché erano totalmente partiti con la testa. A Glasgow scene inimmaginabili. I giocatori invece non la vivono benissimo, perché c'è questa cosa che non possono ritirare il premio con il giro di campo. In più, all'epoca si faceva il banchetto post partita con gli avversari, però l'Inter è un po' arrabbiata e passa la mano, diciamo, non si presenta come di consuetudine, e era un po' di delusione. Viene data ai giocatori del Celtic una scatola con le medaglie, ma viene data, immaginate, il banchetto, arriva la scatola, queste sono le medaglie. E i giocatori del Celtic non la prendono benissimo, però avranno modo di rifarsi una volta tornati a Glasgow con una festa enorme, e soprattutto negli anni questa vittoria è diventata letteralmente un simbolo della storia del Celtic, perché questo fatto che è stato ottenuto da tutti i ragazzi di Glasgow nati in un raggio di 50 km che non erano star strapagati, che avevano un legame col club, come potete immaginare, una storia che oggi non potrebbe più accadere, e ha fatto sì che è nato e cresciuto questo mito dei Leoni di Lisbona, termine inventato da un giornalista non si sa quale, è entrato nell'uso ma nessuno sa chi l'abbia usato per primo, e questo fatto, questa leggenda dei Leoni di Lisbona è diventata veramente un simbolo della storia del Celtic, e vengono celebrati tantissimo, giustamente, anche perché una delle caratteristiche di questi ragazzi, che sono rimasti quelli di sempre, essendo cresciuti tutti da famiglie umili, noi abbiamo molti racconti di tifosi del Celtic che anche in anni recenti, quando hanno avuto modo di incrociare questi giocatori che poi piano piano hanno cominciato a scomparire perché l'età è quella avanza, però sono rimaste persone normali, quindi una squadra di ragazzi normali attaccati a un club, nati e cresciuti in quel club, nati in quella città, che sono arrivati sul tetto del mondo dopo un decennio in cui quel club non vinceva quasi nulla. Un'impresa epica, un'impresa titanica, e dietro questa impresa un uomo che ha cambiato la storia di quel club e che in Scozia è riverito a livelli altissimi, il maestro di Alex Ferguson, e già questo dà l'idea, John Jock Stein. È una storia veramente notevole, e io credo che conoscerla per un appassionato di calcio sia quasi doveroso. Quel Celtic merita di essere narrato. Su YouTube trovate i video, gli highlights di quelle partite, potete vedere i gol, potete vedere i gran tiri di Gemmell. Io vi invito ad andare a vedere quei video. Vi ricordo che su questo canale trovate un sacco di materiale sulla storia del calcio, quindi curiosate un po' se volete, e usciranno presto altri video dedicati alla storia del calcio. Credo di avervi detto tutto, quindi l'appuntamento è per il prossimo video.